Eccoci qua ritornati insieme, Luigi Sposato, presidente di Euro Interim. Grazie di essere qui con grazie noi. Grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, prossimi alle festività natalizie, quindi diciamo che possiamo veramente. Si chiude l'anno, insomma, fare un bisogna po' Bisogna essere più buoni. Bisogna essere più buoni, bisogna essere sinceri, onesti, realisti. <ride> e... Mamma mia, è un auspicio. Ai, cioè, ai noi, <ride> esatto. Ai noi, no, ma noi lo, cerchiamo di esserlo sempre con i dati che abbiamo a disposizione, con i nostri i telespettatori in modo che possano trovare poi delle risposte reali e confrontarle con quelle che vengono magari propinate da altre fonti che poi sono tutte da valutare, quindi ognuno si fa la propria coscienza critica. E il lavoro è un, torna, continua ad essere una delle questioni che interessano di più alle persone in un modo o nell'altro, sì che ce l'hai, sì che non ce l'hai perché è la fonte di insicurezza o di sicurezza che uno può avere ed è proprio anche la mancanza di lavoro la non sicurezza del lavoro che sembra aver condizionato appunto dalle indagini fatte anche il voto che c'è stato recentemente dubbio, al referendum giovani, e per i giovani infatti, volevo proprio capire questo perché eh, vediamo un po' di analizzazione di, di, di sviscerarlo sulla base dei dati che anche voi avete di cui disponete come società di lavoro Euro Interim, fornitura di lavoro eh, temporaneo, che però può essere un tampolino come tanti ci chiedono mi sembra che possa essere, per poi un lavoro anche definitivo per entrare in azienda per la, per, la farsi... maggiore, per la maggiore, una buona parte dei tempi determinati in somministrazione poi si trasformano in tempi indeterminati viene utilizzato sostanzialmente dai datori di lavoro anche per conoscere una persona, no? Sì, e quando il mercato era più rigido Veniva utilizzato per la maggiore come periodo di prova. I mm. periodi di prova in generale nei contratti sono periodi brevi e col lavoro temporaneo c'è la possibilità di provare il lavoratore per un per periodo più lungo. In una situazione di crisi come questa, ahimè, eh, vengono utilizzati perché le imprese hanno delle commesse, hanno degli ordinativi, hanno una produzione, hanno delle aspettative a breve periodo. Quindi, eh, quindi c'è questa diversità rispetto a un tempo. Allora, mercato del lavoro. Dopo analizziamo anche il, vorrei anche rivedere con te, con calma, il discorso dell'esito del voto referendario, perché porta comunque degli strascichi che, anche se nel nostro paese Sembra... si chiude un capitolo, basta, non se ne parla più, no? Come fosse il problema risolto, poi le cose vadano come vadano. E... Com'è la situazione del mercato del lavoro? e quindi. Job Act, fatto, ha avuto ha sortito un effetto, sì, no, sono stati bravi, non sono stati bravi, si poteva fare di più. Perché confrontandoci con realtà eh, che operano nel settore nel sud Italia dicono un flop totale. Nel nord, nel nord est, punto di domanda. Come, come la vedete voi? No, ma noi ne abbiamo anche in tante altre occasioni, abbiamo ancora prima, ancora prima che il job, jobs, jobs Act, cioè, cioè questa S. <ride> Andasse in vigore, noi eravamo, abbiamo, eravamo molto perplessi perché poi le imprese hanno utilizzato finché c'era l'incentivo, e poi dopo peraltro stanno aumentando il 37% circa i licenziamenti per, eh, disciplinari, quindi eh, contenziosi su contenziosi in questo momento stanno crescendo. Ah, infatti, questa cosa stanno spero. crescendo, quindi d'altronde quel tipo di iniziativa. Eh, più che stabilizzare ha precarizzato il mondo del lavoro a mio avviso, e almeno rispetto a quello che sta avvenendo diciamo. Ecco. Per non parlare poi del, del, di questi voucher che stanno crescendo a dismisura e che nati con una finalità ben precisa nel 2003 con la legge Biaggi per un utilizzo in agricoltura e eh, per quanto riguarda gli studenti e gli anziani, poi adesso viene esteso a tutti i settori produttivi. Quindi e questo porta i ragazzi a essere precari e una parte minima va in contribuzione, 2, su 10 euro 2,50 euro. Immaginate eh, la pensione che avranno loro e immaginate anche la nostra pensione, quella che dovremmo prendere attraverso il lavoro di questi giovani. Quindi bisogna rimettere mano, a mio avviso, al sistema e orientare le energie e le risorse anche eh, finanziarie in attività di sviluppo per le imprese. Quindi io ti aiuto impresa nella misura in cui tu assumi un lavoratore in più, io ti aiuto impresa nella misura in cui tu mi dimostri che, eh, che aiutandoti tu investi in, in sviluppo, in ricerca. Eh, solo così riusciamo a trattenere anche i nostri giovani, solo così riusciamo a trattenere i nostri laureati che dopo aver studiato tanti anni ed esserci costati qualche centinaia di migliaia di euro, che costa un laureato a, a noi contribuenti, eh, dargli la possibilità di poter restare. In Italia, altrimenti purtroppo il lavoratore va all'estero e poi anche le problemiche che ultime segui. con il ministro Poletti che ha uscito con quel, fatto quelle uscite nei confronti dei giovani, ecco, io credo che bisogna avere più rispetto. E come è stata quell'uscita, come, come quella dichiarazione, come l'hai interpretata? Come... Ma io, credo, io mh, eh, credo che fosse sicuramente in buona fede, nel senso che noi vediamo anche. Eh, Coloro che cercano lavoro, che, si app che approcciano le nostre filiali, che obiettivamente hanno delle carenze, spesso sono persone che non trovano lavoro perché hanno delle carenze: hanno delle carenze eh, di conoscenza, hanno delle carenze a volte anche, anche delle problematiche personali, diciamo, caratteriali che in qualche maniera ostacolano l'individuazione, l'inserimento in un ambito lavorativo. Eh, quindi ci sono queste situazioni. Probabilmente lui faceva riferimento a questo quando diceva è meglio non averle tra i piedi, però anche questo credo che da un ministro, credo che bisogna essere molto prudenti, tu rappresenti tutti, semmai queste persone sono in difficoltà bisogna fare in modo di vedere che ai aiutarli, fargli dei percorsi un attimo più agevolati, dei percorsi più mirati. È un po' come i ragazzi, bisogna creargli delle condizioni affinché i ragazzi possano trovare opportunità lavorative, stagi, tirocini e percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo che partono dalla scuola, per esempio noi su Padova, noi sai che siamo un'agenzia padovana e su Padova abbiamo collocato in 18 anni di attività ben 20.000 persone, solo nel 2016 ne abbiamo collocati 1.200 circa. Con, Padova, assunzione. E con, sì, con assunzioni, con assunzioni, e con i lavoratori dipendenti, e bisogna, abbiamo, che siamo riusciti a creare dei percorsi partendo dalla scuola. Noi, con le scuole, abbiamo eh, dei programmi didattici che in qualche maniera eh, invogliamo la scuola o diamo suggerimenti per riuscire a renderle più lineari e in modo che possa esserci un trade union ma, migliore, più efficace e concreto nei confronti dell'azienda. Quindi, un'alternanza scuola lavoro che parte da un'attività didattica che poi si chiude all'interno dell'azienda. Adesso ne partirà uno eh, con una scuola padovana, eh, finalizzata all'inserimento negli studi di consulenza del lavoro. Ecco, bisogna lavorare con percorsi mirati anche per le donne, bisogna creare dei percorsi mirati per favorire l'inserimento delle donne o un'attività diciamo, personalizzata alle donne in relazione alle esigenze della donna. Compatibilmente alle esigenze dell'azienda. L'azienda spesso ha delle esigenze che eh, non si conciliano con, una, con la donna, con, non agevolano. Mm. Invece ci sono delle situazioni in cui facendo uno screening della domanda, uno screening dell'offerta si può trovare. Infatti, noi su Padova come agenzia abbiamo collocato un 33% in più di donne rispetto all'anno precedente. Sono piccoli numeri nostri ovviamente in un mercato del lavoro. In eh però, insomma, però, Papa, no? eh, sono dei metodi, eh sì. sono delle metodologie. Ma eh, che ciò bisogna sta attuare. significare che forse anche eh, è da mettere un punto di domanda sul sistema lavoro come, come articolato, come organizzato. Senza, Perché è sempre stato lo stesso, cioè, senza, sì, sì, eh, non, non è variato nel, se non pochissimo senza marginalmente. E invece... È proprio così. Noi, per esempio, adesso stiamo eh, andremo nelle scuole nei prossimi mesi. Eh, per parlare alle quinte classi di Padova eh, su come trovare lavoro. Trovare lavoro è un lavoro e anche gli faremo vedere delle, eh, delle start-up di giovani che sono inventate delle start-up eh, vincenti eh, parentesi il 16 di eh, scorso a Planta Forum avevamo 600 persone abbiamo premiato le start-up, provenienti da tutta Italia. Al, queste start-up li porteremo nelle scuole padovane e faremo vedere ai ragazzi, attraverso degli incontri vis-à-vis, -vis, questi imprenditori, giovani imprenditori, promessi imprenditori, imprenditori, imprenditrici: faranno vedere che è possibile sognare, è possibile avere delle possibilità. Laddove però ci sono determinate accortezze, per esempio nella scuola bisogna creare dei programmi didattici che tengano conto delle dell esigenze del mondo del lavoro. Eh, molti docenti cosa fanno? Tu sai che io sono anche un docente di scuola, conosco sì, bene l'ambiente, molti docenti in consiglio di classe si lamentano che i ragazzi vanno fuori a fare visite aziendali perché perdono ore di lezione. Ah, si lamentano di questo. Ah, certo, si lamentano, sono gli insegnanti che non sono coinvolti nell'alternanza scuola-lavoro. Che fanno da, da, da 30 anni sempre lo stesso sì, programma, sempre sì. le stesse domande, sempre gli stessi compiti. Sì, eh, perché magari la materia non si rendono conto dell'importanza che ha ma il non contatto del si rendono conto e questi qua sono purtroppo un limite al, al transco del lavoro, ma loro hanno anche ragione in parte, perché? Perché poi quando c'è l'esame di maturità, il commissario certo, che viene dall'esterno valuta i ragazzi, ahimè purtroppo solo su quello che è il programma ministeriale, senza tener conto di quelle che sono le attività esterne alla scuola. Ecco, bisogna lavorare su più fronti, però ci sono delle possibilità, ci sono delle scuole che stanno attrezzando, scuole molto eh, interessate ecco, e che comprendono che i ragazzi devono fare esperienza all'esterno. Ecco, quindi io credo che il mondo del lavoro debba sforzarsi sempre di più nel premiare le aziende che danno disponibilità di tempo, di energie e di risorse umane per accogliere gli stagisti, gli studenti e incentivare le scuole affinché si creino dei programmi didattici più consoni all'esigenza del mercato del lavoro. Perché secondo te è un limite l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro un po' in generale? Perché i numeri insomma sono sempre quelli di chi non trova occupazione? Io dico sempre, ben, secondo me secondo logica razionale, meglio preferibile che un cinquantenne passi, trovi nuova occupazione perché ha una responsabilità di famiglia, carichi economici ormai maturati e difficilmente può prendere la valigia e andare all'estero lasciando tutto quello che ha creato fino a quel momento e poi deve arrivare a questa benedetta pensione senza la quale diventa un caso, un peso sociale per cui per carità. Però ci resta questo, questo problema, questo dilemma che poi è un altro costo sociale che, che sembrano non. non l'hanno creato perché non, non era così sviluppato come problema, ma non lo risolvono. Ma eh, che è chiaro che la crisi che, che, che stiamo vivendo, la trasformazione più che crisi, dal 2009-2008 in poi, ha cambiato le regole del gioco nel mercato del lavoro. Eh, un tempo chi aveva della professionalità veniva. Eh, rubato dalle altre aziende chi l'attrezzista meccanico era una figura che, che soprattutto nel nostro territorio era ricercatissima e eh, chi ce l'aveva se lo teneva stretto il lavoratore era forte di questa conoscenza si, si proponeva all'esterno eh, spuntando anche uno mm -hmm. stipendio sempre migliore per fortuna sua cioè, il mercato era differente oggi eh, il mercato del lavoro cosa chiede? chiede il minimo chiede la professionalità, eh, ma soprattutto chiede quel valore aggiunto che riguarda la capacità che il lavoratore ha di mettere a disposizione dell'azienda non solo le sue conoscenze, quelle di base per i quali viene pagato lo stipendio, ma quel valore aggiunto in più che è la creatività, la disponibilità a rischio, l'innovazione, la flessibilità, la curiosità. Ehm, e cioè è cambiato e oggi il lavoratore, quello che trova lavoro è quello che. Rema insieme all'azienda. Assolutamente. E... Allora, eh, leggiamo qua il messaggio che è arrivato: è meglio non avere tra i piedi persone che valgono, di una moltitudine di persone di bassa cultura. I politici si campano alla grande e ne fanno quello che vogliono, come anche dopo il referendum si è visto: si vota solo se sanno di ottenere quello che vogliono. Questo, questo signore, questo telespettatore, evidenzia una cosa sacrosanta. Eh, che, che anche per amore, molte aziende anche purtroppo mh, temono e cioè è la conoscenza eh, il fatto di avere a che fare con persone che ragionano, che pensano sì. eh, il fatto di avere a che fare con persone Spaventa. che riescono a essere critiche eh, che riescono ad essere diverse cioè ecco c'è la paura e la classe politica ovviamente questo la teme è eh, del soggetto che può avere un'idea diversa dalla tua Ecco, eh, questo è un limite grossolano che impedisce anche alle organizzazioni, imprese in primis, di svilupparsi. Eh sì. Cioè, anziché l'impresa essere contenta di avere un soggetto all'interno della stessa, che è, attenzione, in buona fede, che abbia interessi all'azienda, che non sia prevenuto, però che esprime dei pareri che possono essere di miglioria, di miglioramento dell'impresa, ecco lo temono. C'è la paura del diverso, la paura un po è che poi oggi come oggi la paura del diverso, la paura di chi ha un'idea diversa dalla tua, poi alla fine viene anche strumentalizzata anche in ambito politico perché anche è anche vero che eh, alcuni utilizzano questo, questo, questa, diciamo, mh, questa diversità per avere un consenso elettorale, quindi eh, invece la diversità è un, è un arricchimento, il, eh, il, il, il telespettatore faceva l'esempio dei politici, ma eh, purtroppo per, per i politici, quelli di professione, ormai bisogna far... Bisogna far conto col cittadino, il cittadino ormai si informa, si è informa informato su tutto, è informato via col, cellul col cellulare, ormai abbiamo tutte le informazioni possibili, e il cittadino è autocritico, il cittadino è disincantato dalle promesse, il cittadino è, è, valuta quelle cose che fai e non quelle che dici e comunque quando vede che dici una cosa e ne fai un'altra, valuta quello che, che vede che fai non tiene conto più di quello che hai detto, le promesse. Ecco, io credo che stiamo avvenendo, stiamo vedendo una trasformazione importante che riguarda anche i giovani Elena, che e i giovani è un sono stati anche un po' delusi delle promesse, eh, Ci aspettavano e, qualcosa si aspettavano cose di, di diverse, per cui eh, i giovani non ti perdonano più nulla, è quel famoso, quell'elettorato quel che, che cambia, in quel momento valuta un po' come ti comporti e ti premia o ti boccia se vede che tu hai promesso una cosa e non l'hai mantenuta. Io vedo i ragazzi che veramente hanno tanto potenziale ma sono tanto disincantati. Esatto, questa cosa qui eh, l'hai detta più volte: sono molto disincantate, C'è invece chi dice che, non, uh, che vivono molto della superficialità, quindi diciamo che c'è stata una campagna anche mediatica, molto immediata me di tweet, di cose che non facevano ragionare e che si sono mosse su questo versante. Uh, che riferisce al referendum? Sì, per anche al referendum è emerso qualche sì. dato più, più, uh, più tangibile e inaspettato, però in generale, prescindendo dall'evento elettorale. Comunque recente e come li, li reputi molto disincan cioè consapevoli, sì, sì, disincantati, disincantati e informati, ma, ma non solo i giovani, anche il cittadino disincantato. Guarda, io se noi teniamo conto di tre episodi che sono avvenuti. Dalla Brexit, che gli organi di stampa comunque davano vincente comunque il fatto che non passasse la da Brexit. Dall'elezione in America che davano tutti gli organi di stampa, davano vincenti la Clinton. Anche il referendum, gli organi di stampa, gli organi di stampa erano molto schierati, palesemente schierati. Però gli elettori hanno votato, cosa voglio dire? Voglio dire che ormai vanno oltre quelli che sono gli slogan. Sì, gli slogan e anche, devo dire, anche rispetto sono disincantati e critici nei confronti anche dei mezzi di comunicazione tradizionali. Televisione, giornali. Ormai l'informazione, se la va, la l'informazione se la va a prendere direttamente. La notizia uno se la va a vedere su, su, sui social, giusto o sbagliato, perché anche lì i social vanno presi a volte con le dovute cautele, ma la gente va a vedere lì. peraltro sono devastanti in esatto, tempo però reale. Sono quindi, sì. quindi, però non sono sempre reali. Sono reali abbiamo visto no, di no, quelle questo bufale senza terribili. dubbio, questo l'abbiamo visto, però fanno tendenza. E quindi voglio dire, il cittadino è disincantato, cosa fa? Una notizia, come si fa? La pasta asciutta va a vedere sul tablet, va a vedere su, su internet, come si, la frase per mandare gli auguri va a vedere su internet, ormai c'è un accesso ah. e quindi la gente ha molta informazione, molta informazione, infatti la politica non tiene conto di questo, è, è distaccata dalle esigenze della gente e a volte alcuni alcuna politica tratta da stupidi, non da sprovveduti il cittadino, ma il cittadino questo lo fa pagare. Quindi non, io non vedo di. Eh, c'è un disincanto da parte dei, del, del, dei, dei giovani, vogliono vedere, noi guarda, noi siamo proprio sempre costantemente, anche in questi giorni abbiamo l'alternanza scuola-lavoro, noi abbiamo ragazzi che vengono mm. in, in azienda. Fun. L'insegnante ce li descrive come lavativi, che non hanno voglia di fare, noi invece gli diciamo: Guardate, questo ragazzo è stato bravo, si è applicato. Perché i ragazzi sbagliati. hanno bisogno di esempi concreti. Non hanno, eh, io farei un anno in meno di superiore, farei fino ai quattro anni, perché al quinto anno. Io i ragazzi da 30 anni, sai, sono insegnati ai ragazzi delle scuole superiori, terzo, quarto e quinto superiori, i ragazzi di quinta si annoiano sul banco di scuola, bisogna che gli dai la possibilità di fare delle esperienze. Ecco, la formazione esperienziale è fondamentale. Ma dopo poi dipende anche dagli istituti, perché è ovvio che al liceo fai delle materie. Dipende anche dai ragazzi, per amor cioè, del cielo, non, non sto so dicendo certo che tutti tecnico, quanti ragazzi, sono dei santi, ma certo. c'è il ragazzo, è il ragazzo anche, però i ragazzi devono avere la possibilità di manifestare la propria creatività. Allora, pochi secondi di pubblicità, poi ritorniamo insieme. Se voi volete fare le vostre osservazioni, noi risponderemo ai vostri messaggi. Grazie